troviamo al Parco degli Ulivi, uno dei parchi di Catania, che come potete vedere, diciamo, non eccelle per pulizia. Anche qui il degrado è tra i più alti, ma entriamo per andare a vedere qualcosa. Lo disegnò quadretto, però gli venne tondo, e poi sbagliò dell'uomo il modellino. Il primo venne dritto, ma l'altro un po' cretino. Ci risiamo perché ci ritroviamo in una struttura pagata dalla collettività che di fatto è ridotta ai minimi termini. Il degrado è altissimo, non c'è un singolo cestino per raccogliere l'immondizia e di fatto poi viene stoccata e viene lasciata così tra le piante, tra quello che dovrebbe essere un bene pubblico da poter fruire anche in compagnia dei propri familiari, dei propri bimbi, ma di fatto questo non è possibile poterlo fare a queste condizioni. All'interno del parco troviamo anche dei ruderi che sono stati murati, ma non murati del tutto. Di fatto accolgono persone o comunque, da quello che si è potuto vedere, coloro i quali preferiscono un posto riservato per potersi drogare. Il parco all'ingresso si presenta nelle condizioni che potete vedere. Ripetiamo, non c'è un singolo cestino per l'immondizia, non ci sono delle protezioni all'interno per eventualmente proteggere i bimbi che si dovessero trovare da queste parti, non per non andare a finire in mezzo a queste piante, sterpaglie e fichi. Come potete vedere dovrebbe essere videosorvegliata, ma probabilmente non tanto, visto che nel campetto da calcio si sono portate via anche le reti. Si tolse uno stivale e fece il nostro stato, ed erano 800 cittadini, 600 deputati e 200 cretini. Lo dice il campetto.